Seconda vittoria consecutiva per la Voluntas Spoleto che passa a Ponte Valle Ceppi per 2-1. Prima sconfitta dell'era Guastalvino invece per i ponteggiani che dopo un buon primo tempo si sono un po' sfaldati nella ripresa. Biancorossi senza Nofri, infortunato, che si schierano con un 4-4-2 molto audace con Sinisi, Urbanelli, Regnicoli e Marri tutti insieme in campo dall'inizio, e Spoleto invece privo di Lakdar in campo con un 4-2-3-1 con Veneroso, Camilli e il neoacquisto Gbale dietro il capitano Falconieri. Cronaca che si apre al quarto minuto quando Sinisi parte da destra, taglia verso il centro e cambia gioco per Regnicoli che controlla non benissimo, la sua conclusione è ribattuta provvidenzialmente da un difensore spoletino in angolo. Al decimo, altra occasione per il Ponte Valle Ceppi in divisa nera, Marri si gira dai 25 metri, prova col destro, parabola alta sopra la traversa. Al quarto d'ora altra chance per il Ponte Valle Ceppi, Urbanelli parte da sinistra, scarica all'indietro per Fanini che cambia gioco per Regnicoli, il controllo è buono, pallonetto alto di poco sopra la traversa. Intorno al 27esimo doppia occasione per i ponteggiani, la prima su punizione calciata da Fanini da metà campo, torre di Regnicoli per Cozzari, sinistro debole con Alleori che blocca senza problemi. La seconda invece è sempre creata da Sinisi che sterza da destra sul sinistro, il suo cross è buono per Urbanelli, torre per Regnicoli, controllo difettoso e conclusione alta sopra la traversa. Al minuto 32 a sorpresa lo Spoleto al primo tentativo passa in vantaggio. Angolo dalla destra calciato col mancino da Veneroso, Camilli sbuca di testa sul secondo palo tutto solo e trafigge Guerri per il vantaggio degli ospiti. L'ultimo tentativo dei ponteggiani arriva al 44esimo quando Lazzarini crossa dal fondo di destra, respinta corta di Terzini, palla che giunge a Marri, sinistro a giro con Alleori molto bravo a deviare in angolo. Primo tempo dunque che si chiude con lo Spoleto in vantaggio per 1-0. Avvio di ripresa e doccia gelata per i ponteggiani che al quinto subiscono subito il raddoppio. C'è un'azione d'attacco del Ponte Valle Ceppi interrotta dalla difesa dello Spoleto, verticalizzazione improvvisa di Bellucci per Falconieri che scappa sul filo del fuorigioco e con un preciso pallonetto di sinistro trafigge Guerri lontanissimo dai pali. 2-0 per lo Spoleto e Ponte Valle Ceppi costretto a rincorrere. Al nono il Ponte Valle Ceppi rischia il tracollo quando ancora Falconieri scatta sul filo del fuorigioco, salta Guerri, ma il suo cross raso terra col destro da fondo campo non viene raccolto da nessun compagno. Al minuto numero 16 altra chance sempre per lo Spoleto, palla innocua in area di rigore ponteggiana, piazza, controlla e aspetta l'intervento di Guerri. Terzini, bravissimo, si frappone fra i due e prova la girata col sinistro con palla che non inquadra lo specchio della porta. Ponte Valle Ceppi prova ad alzare il baricentro, ma inevitabilmente si espone al contropiede dello Spoleto. Al 25esimo Veneroso vince il contrasto sulla destra con Cozzari e imbuca per Camilli, conclusione col destro. Bravo Guerri in due tempi a respingere. Minuto 29, altro contropiede dello Spoleto, Falconieri parte da destra, si accentra e lascia partire un bel sinistro con Guerri bravo a volare e deviare in angolo. Tra il 34esimo e il 35esimo doppia occasione per il Ponte Valle Ceppi che abbozza la reazione con Fanini, il cui destro dai 25 metri è ben bloccato da Alleori. Poco dopo ci prova il neoentrato Betti che parte da sinistra, controlla col petto, si accentra e lascia partire un raso terra di destro che si spegne però sul fondo, sul primo palo. Al 40esimo clamorosa chance per triplicare sempre per lo Spoleto con Falconieri che affonda da destra, mette al centro sul secondo palo, Camilli tutto solo manda clamorosamente alle stelle. Lo Spoleto non la chiude, il Ponte Valle Ceppi la riapre al 42esimo, Marri guadagna un calcio di punizione dal limite, Giannattasio si becca il secondo giallo e viene espulso, Fanini con un destro chirurgico trasforma la punizione dell'1-2 e riaccende le speranze in casa ponteggiana. Vano però l'assalto finale dei biancorossi che le tentano tutte ma subiscono solo qualche ripartenza senza creare grattacapi ad Alleori. Finisce 2-1 per lo Spoleto. Secondo me il primo tempo abbiamo giocato male, sotto ritmo e con poca cattiveria, mentre al secondo tempo ci abbiamo avuto una buona reazione. È vero che poi lasciando il campo dietro loro ci hanno avuto diverse occasioni, però questo è un po' il calcio, nel senso probabilmente è stata la partita dove ci abbiamo avuto più azioni da gol ma che non abbiamo concretizzate, e al primo corner o al secondo corner abbiamo commesso un'ingenuità e abbiamo preso subito gol. Questo è il calcio, sappiamo che dobbiamo
che non possiamo mai abbassare la tensione e la concentrazione, perché sennò perdiamo. Beh, penso che sia stata una crescita costante. Oggi non era facile perché affrontavamo una squadra, secondo me, in questo momento più in forma del campionato, quindi penso che i ragazzi hanno fatto qualcosa di straordinario, però penso che alla fine il risultato sia meritato, insomma.